però Zironelli per me è molto facile, personalmente, appropriamente, ma non per fare personalismi, uno dei pochi calciatori con cui ho conservato un rapporto sincero fino adesso, da quando è arrivato ai tempi del Chievo con Marisani, era il primo anno di Marisani in Serie B. Io ricordo che lui mi mise in grande difficoltà perché facevo gli scouting statistici delle partite di ogni singolo giocatore e ogni partita lui andava fuori da quello che era il quadrato sulle palle recuperate perché non recuperava troppo, quindi tanto che Malesani ogni volta mi chiedeva perché Zironelli recuperasse tutti quei palloni. Zironelli è stato per numeri uno da 36 allenatori passati in carriera, tra cui mi dirà probabilmente, non so, Malesani, Ranieri e De Biasi, forse De Biasi per modulo, Malesani per genio, Ranieri per capacità di gestire lo spogliatoio. Sono stati questi forse i principali, quelli da cui ha attinto di più, insomma, conoscendo quello che è il suo calcio, e ne ha avuti 36 nel corso della sua carriera, ha avuto anche 12 operazioni in varie parti del corpo, non vi spaventate, è un semplice infortunio, però certamente un po' di carriera gli hanno precluso. Ha avuto 36 allenatori anche perché è uno di quelli passato da Zamparini, quindi ha accelerato, ha molti di capo, ne ha avuti tanti, passando veramente da Manzone a Marchiola, quando era Venezia, eccetera, eccetera. Il resto è, credo, in tutto quello che vedete adesso, insomma, in quella che è la classifica del mestre, in quello che il lavoro che ho fatto l'anno scorso con l'Alto Vicentino e tutto il resto. Io vi lascerei semplicemente a lui e al suo staff, vi chiedo un po' di attenzione perché questa sera ci sarà anche una diretta proprio in quest'aula di Telearena con Rudy nel pallone, con due inframezzi, uno sicuramente durante la serata, e vi chiedo un attimo di pazientare perché sarà un'intervista che per esigenze televisive dovrà essere fatta in diretta, quindi magari potrà anche, tra virgolette, spezzare quella che è la serata e il racconto, insomma, del calcio di Mauro e del suo staff, e la seconda probabilmente a fine serata, però chiaramente credo ci sia semplicemente un plus per la serata, considerato anche che, insomma, la personaggio che abbiamo qui, insomma, in un certo spessore. Ultima particolarità, io ho contattato Mauro una delle ultime volte su Facebook, dovevo anticipare un articolo per l'Arena, e gli ho scritto alle 11:30 e ci siamo tutti fino alle 3:25. 3:25 si è messo a parlare di calcio, quindi quando parla di calcio poi non la finisce più. Vi lascio a lui, fatemi un applauso e meglio che accendiamo, c'è scritto proprio proiettore dietro. No, quella rossa. Bravo. Sì, preferisco anche stare in piedi, mi piace tanto andare a sconto. Buonasera a tutti, ringrazio il comitato di avermi invitato, e sono molto contento per il momento così. Volevo presentarvi lo staff tecnico, Stefano Sottoriva, preparatore atletico, Stefano Zullan, preparatore di portiere. Come ha detto Alessandro, ho avuto esperienze con 36 allenatori, quindi mi è servito molto nella carriera però ci sono gli avversari là che vengono a spiare. Sono venuti apposta. Infatti. E niente, mi è servito molto perché nella mia carriera, nella mia vita più che altro, ho vissuto più in spogliatoio che a casa con la famiglia, con i genitori o con i figli. E quindi certe dinamiche dello spogliatoio riesco a leggere abbastanza in fretta, insomma, riesco a capire subito con chi ho a che fare. E vabbè, poi Alessandro è anche di parte perché mi ha dato anche 8 qualche volta su giornali, si vede che non capiva più niente del calcio, però dopo quel tempo è un po' migliorato. E che dire, è una vita che ti rende sicuramente felice perché è la cosa che più mi piace fare fin da bambino, stare in campo. È proprio il mio stato, cioè io preferisco più stare in campo sia da giocatore che allenatore piuttosto che in scrivania, eccetera. Infatti preferisco più fare che
che parlare. E sono qui a vostra disposizione, mi hanno detto di parlare un attimino del discorso della fase offensiva o delle coperture, delle marcature preventive. Io partirei da questo termine. Vi dico un attimino la mia esperienza, tanto per riassumere, sono partito da praticamente quando ho smesso nel 2005, ho avuto la fortuna di andare subito sul settore giovanile a Vicenza con i ragazzi e ho avuto anche la fortuna di fare un'esperienza con il mister Romano Mater, che mi ha voluto nel suo staff a fare il ritiro per i giocatori senza contratto, e lì è stata un proseguo per cercare di stare con i grandi, ma soprattutto i consigli anche che ho ricevuto da un mister che ha fatto praticamente ha girato tutto il pianeta, e diciamo che qualche serata l'ho passata con lui, anzi quasi tutte, perché praticamente il corso master l'ho fatto con lui, anche se non l'ho fatto, però mi è servito molto, perché tante cose che magari da calciatore non vedi, dopo quando ti siedi e le vedi in un'altra prospettiva, cambia totalmente. Parlavamo delle marcature, poi ho fatto il settore giovanile sempre 3 anni a Vicenza, 3 anni a Bassano, e poi mi sono buttato con i grandi e sono andato ad Avano in eccellenza, sono subentrato a novembre a un amico, a Pippo Maniero, che andava ad Avano, poi l'anno dopo sono andato a Sacile, ho fatto 2 anni a Sacile, l'anno scorso all'Arc Vicentino, e quindi questo è il quinto campionato col Mestre in Serie B. E non invidio qualche collega che magari è partito direttamente dalla C o la B o la A, perché io credo che la palestra che ho fatto nel settore giovanile col mister per 4 anni consecutivi con i disoccupati e con la società sportiva che avevo nel mio paese, che l'ho gestita per 7 anni mentre continuavo ad allenare, e lì ho fatto grande esperienza soprattutto con gli allenatori che avevo del settore giovanile, e erano dei miei amici che li avevo scelti per cercare di portare avanti un progetto, e lì ho fatto tanta esperienza, perché i famosi esperimenti li ho già fatti, li ho fatti lì, e non chiedevo ai miei collaboratori tecnici i risultati, chiedevo la prestazione, che è una roba completamente diversa, e mi ha dato tanto questa cosa qua, perché se alleni per il risultato fai poca strada, da come la penso io il calcio, se alleni per fare la prestazione il risultato deve essere una conseguenza della prestazione. Non so se ci capiamo. Non so adesso a livello di che categoria eccetera che alleniamo, però io sono partito dal basso, ho fatto la gavetta, quindi so cosa vuol dire allenare in terza categoria, in seconda, in prima, eccetera. Non è facile, è la roba più difficile, perché hai a che fare con dei ragazzi che arrivano dal lavoro, ma sono già stanchi, magari hanno avuto anche da dire in fabbrica, una roba l'altra, non è semplice. Il consiglio che posso dare è che fai fatica a questi giocatori a parlare di schemi, di tattica, eccetera, a proporre delle cose che non stanno in cielo in terra. Bisogna cercare di farle divertire. È la cosa fondamentale e più importante di tutto. Perché il giocatore, se non si diverte, non può rendere. Diciamo che come mi pongo io con i giocatori sono quasi un amico, nel senso, siccome so cosa pensano, cerco un attimino di entrare nelle loro teste, perché per me è fondamentale che loro capiscano subito cosa vogliono da me, giusto? Perché se non lo capiscono oppure ho delle difficoltà vado a casa, ma questa cosa qua l'ho sentita dire dagli allenatori direttamente ai giocatori, fa come ti dico, perché sennò la mandano a casa, e allora la più sbagliata di tutte. Il giocatore gioca per divertirsi, non gli frega niente se deve a casa o no. Quindi devi entrare in sintonia nel più breve tempo possibile
con il giocatore, perché lui deve fare esattamente quello che vuoi tu, però si deve anche divertire. È per questo che a priori io scelgo il modulo dove mi piace più giocare, che mi piace di più di tutti il 3-4-3, perché prima di Bressan ho avuto modo di farlo con De Biasi, ed è il modulo dove mi divertivo di più in campo a giocare, dove hai molte più soluzioni rispetto ad altri moduli, sempre secondo il mio parere, ragazzi. Non è che quello che dico è legge, ognuno ha la sua idea, lo sapete che il calcio vale tutto, ok? Quindi prendete sempre quello che dico, per questo è quello che penso io del calcio, dopo non mi interessa che sia la verità, e rispetto sempre di tutti delle idee di tutti quanti. E prendo il giocatore singolo e gli metto il modulo che faccio e gli chiedo dov'è la posizione che lui preferisce in campo, perché secondo me il giocatore non deve adattarsi, non è adattato, cioè bisogna capire bene qual è la posizione che lui preferisce, e da qua parto con tutto il resto. Però la roba fondamentale è che ci sia proprio il rapporto diretto con il giocatore. Poi io faccio il buono e lascio fare i cattivi allo staff, in modo che cerco di entrare in sintonia subito col giocatore. Questo è il mio modo di approcciarmi al giocatore di calcio, che è, come tutte le persone, pregi, difetti, caratteriali, morali, tecnici e via dicendo, e cercare di migliorarlo sempre, perché secondo me il giocatore può essere migliorato anche fino a 30, 34, 35 anni. Ho avuto degli casi, dico anche il nome, Stefano Fabretti, che ho preso io a Sacile, che aveva 30, 31 anni, e mi facevano fare la mezzala, e anche, non gli piaceva come giocatore, e l'ho messo a fare, era un giocatore di corsa, e l'ho messo a fare il play davanti alla difesa insieme con Pato Boscolo, non so se non è, e due giocatori abbastanza bassi, e gli è cambiata la carriera, perché lui si è messo a disposizione, si è messo a fare il muro a 31 anni, a limare i piedi, è migliorato in una maniera incredibile, sensibilmente, al di là della persona, ma anche come giocatore. Però se hai questi giocatori che hanno fatto anche i professionisti, che si mettono a disposizione in questa maniera qua, è una roba più bella che esiste, insomma, per migliorare un giocatore a 31 anni e allungargli la carriera, magari anche su un altro modulo, su un altro ruolo che non aveva mai fatto. Perché un discorso è fare il play davanti alla difesa, è un discorso è fare la mentale che si butta dentro, eccetera. Marcature preventive, partiamo da quello. Già è una roba che non mi piace, me lo dico sinceramente da come vedo io il calcio, nel senso, nel momento in cui c'è la marcatura preventiva vuol dire che hai la palla, giusto? Cioè, ho la palla, sto sviluppando l'azione e devo pensare però nell'eventualità che la perda. Pensando all'eventualità che la perda, già perdo un giocatore in fase offensiva, giusto? E è una cosa che per me non fa parte del mio modo di essere, del modo di pensare al calcio. Cioè, le marcature ci devono essere preventive, però fanno parte di tutto il collettivo. Se io attacco, devo attaccare tutti insieme, con tutti i 10 elementi. Non posso attaccare con 7 elementi, che 3 elementi mi stanno là per fare una marcatura preventiva, o due fare una marcatura preventiva, due dare una mano, eccetera. Per fare questa cosa qua bisogna cercare di giocare più corti possibili e accompagnare la squadra in più persone, perché nel momento in cui perdi palla hai densità dove la perdi, perché nel momento in cui sei corto e attacchi con la squadra corta è normale, come la perdi sei già corto ed è molto più facile recuperarla. È per questo che preferisco sempre fare il lavoro settimanale, quasi mai a compartimenti stagni, ma sempre con gli undici elementi che partecipano tutti insieme alla manovra. Partiamo
a monte su questa roba qua, nel senso, per fare questo tipo di calcio qua hai bisogno di gente tecnica, non puoi giocare con il centrale difensivo che tecnicamente, magari può essere anche alto per carità, ma tecnicamente se non c'è, non puoi giocare, gioco su un terzino che è più bravo piuttosto, coi piedi, per farvi capire come la penso io. Io gioco, ho i sette nani in campo, perché ho The Team, Boscolo, e l'anno scorso Fabret, Fabri, non superano il 1,65 m, quindi, però... il centro basso per il core. Sì, ma preferisco appunto una squadra che tenga la pallina del gioco, il possesso, piuttosto che la fisicità, però vi ripeto, è un mio modo di pensare, di aver visto il calcio, e altri ne hanno... degli altri, è giusto rispettare gli idee di tutti, e non è detto che sia la verità, però ho trovato delle difficoltà appunto perché quando magari è il momento di costruire la squadra e ti chiedono i centrali, cioè prendiamo quelli 1,90 m, no, ho bisogno di, se sono 1,90 m meglio, però ho bisogno anche di gente che sia brava tecnicamente a girare palla, rapidi, veloci, che siano, e ho trovato difficoltà soprattutto lì, perché magari i presidenti stereotipati sul fatto di giocare con i due Marcantoni dietro, ne abbiamo quello rosso che rompe e l'altro che gioca, e possibilmente io preferisco avere il centrocampo con dei giocatori tecnici, e se non sono alti non importa, per farvi capire tutto quanto. Sono partito da questa idea perché a me piace tanto anche il calcetto, calcio a 5 oppure l'occhio, che giocano addirittura in 4. E perché ho conosciuto anche una persona, che non ricordo il nome, tanti anni fa quando facevo il camp estivo con i bambini, era proprio quello che c'è Guarini qua, che l'ha fatto anche con me. E ho conosciuto un signore anziano, una sera ero lì sulla hall, piccola parentesi per farvi capire, e mi parlava di questo hockey, era lì con le nazionali, era il supervisore delle nazionali, poi ho capito che era il supervisore, e mi spiegava così del fatto che giocano a 4, gli ho detto, ma avete degli schemi, e tutto quanto, sì, mi ha detto, però io la cosa fondamentale che ho fatto è ho 4 giocatori, di solito sono 2 difensori e 2 attaccanti. Ho detto, io preferisco giocare con a insegnare ai difensori a difendere, e ai difensori ad attaccare, e agli attaccanti a difendere. E questa cosa mi ha un po' aperto la mente. E questo signore ha vinto il mondiale con l'hockey su pista. Ha vinto i mondiali. Non lo sapevo, me l'ha detto dopo 3 ore che parlavamo, mi spiegava i vari schemi che aveva e tutto quanto, e ha vinto i mondiali giocando con 4 attaccanti. Ha 2 attaccanti della categoria della Serie A italiana, gli ha insegnato a difendere bene, perché privilegiava la tecnica e la fisicità. E questo io l'ho cercato di portare nel calcio, e ho cercato di portarlo nel calcio con l'aiuto di Stefano, che è un ragazzo che abita vicino a casa mia, giocavamo insieme nella primavera di Vicenza, poi anche lui si è rotto 3 volte la tibia, e io l'ho battuto perché ho fatto 12 operazioni, però non è che abbiamo dei record. E lui ha fatto calcio a 5, ha allenato una squadra che era portata dalla Serie C alla Serie A, giocato calcio a 5 che era nel mio paese. E con lui ho cercato di portare avanti questa filosofia del gioco corto, e per cercare di avere il possesso, di avere un po' del dominio della palla in determinate situazioni, e quindi cercare di portare le idee del calcio a 5 sul calcio a 11. L'avevo fatto nel 2005 nella mia società sportiva, portando tutti la scuola calcio, i pulcini fino ai giovanissimi a giocare
a calcio 5, allenarli a calcio 5, e ve lo consiglio di fare indipendentemente dalla categoria, cioè avevo anche la squadra in terza categoria, ve lo consiglio perché l'allenamento al calcio 5 il giocatore tocca molte più volte il pallone rispetto al calcio 11, è una roba statistica, dimostrato, ed è molto più allenante e migliorano molto, perché è tutto uno stop e passaggio e mi muovo, perché se non per stare fermo, le calcio a 5 corri molto di più le calcio a 11, cioè, non so se lo sapete, però è così, l'intensità è molto più alta, ecco perché noi ci alleniamo 4 volte a settimana, ad esempio, e magari pensano che il mestre si allena chissà quante volte, ma io doppi allenamenti non ne faccio. L'anno scorso li facevo perché sennò Odogu si arrabbiava, e perché aveva bisogno di allenarsi tanto. E, no, sto scherzando. Però, per esempio, Rafael è migliorato molto a livello tecnico sul gioco corto, perché se l'allenatore continua a proporre allenamenti intensi col pallone sugli spazi stretti, ma non tanto con dei possessi, perché io non credo tanto nei possessi fini a se stessi, credo proprio nelle classiche partitine calcio a 5, magari Stefano anche vi può dare dei suggerimenti molto più validi dei miei, e cercando magari di avere a disposizione dei palloni da buttare dentro nel momento in cui la palla va fuori, oppure magari la palla va fuori e il portiere la deve rimettere subito, cercare di non perdere tanto tempo e continuare con queste esercitazioni, perché abbiamo visto che il giocatore migliora ma sensibilmente nel giro addirittura della settimana, dei 15 giorni, perché i ritmi sono diversi. Quindi le marcature preventive fanno parte del collettivo, non c'è un giocatore, due giocatori. I difensori di solito sono, no? Stiamo attaccando in avanti, che li facciamo praticamente tutti i giorni, anche con queste semplici partitine, li alleniamo queste cose tutti i giorni nel collettivo, anche con queste partitine col 5-5. Questo per quanto riguarda le marcature preventive. Se avete qualche domanda su questo aspetto, oppure magari lo facciamo tutto alla fine. Esatto. E niente, a livello delle marcature preventive, come vi ho detto, tutto fa parte del collettivo. Per quanto riguarda il calcio a 5, usiamo delle dimensioni del campo, sono circa il solito classico 20x40, 23x40, e dividiamo la squadra in 4-5 gruppi, siamo una ventina, e facciamo le squadre che magari lavorano in concomitanza, e queste cose le inseriamo dentro magari a qualche lavoro a secco del prof, magari questo lo vediamo, possiamo far vedere un attimino il discorso del microciclo settimanale, giusto? Okay. Casomai do la parola al mio collaboratore fisico, così. Buonasera a tutti. Mi hai detto una cosa importante, forse la cosa più importante: noi doppie sedute non ne facciamo, che è un po' contro quelli che sono i pensieri di tanti anni. No, io ho avuto gli infortuni e nell'80% dei casi mi sono fatto male il mercoledì pomeriggio, nel secondo allenamento. È una roba che mi è rimasta qua, e abbiamo visto che a livello dei infortuni, fortunatamente, non sono superstizioso, ci mancherebbe dopo 12 infortuni che si cominciasse toccando, però abbiamo visto che migliora sensibilmente il discorso infortuni, e in più allenandosi in maniera costante. Sì. Ovviamente l'allenamento è molto intenso, sia quello del martedì per chi non ha giocato, noi cerchiamo di dividere chi ha giocato e chi non ha giocato il martedì, perché chi ha giocato secondo noi ha bisogno di fare un lavoro più a secco, che è una rottura di scatole, però da un punto di vista di recupero muscolare, un po' di corsa in linea è meglio che non qualche esercitazione situazionale, mentre chi non ha giocato, oltre al lavoro a secco, fa un lavoro più completo con le partite a calcetto,
o con dei cambi di direzione che sono espressione del gioco. Siamo stati fortunati l'anno scorso, abbiamo utilizzato tanto il GPS che quest'anno non stiamo utilizzando, ma ci sono serviti per capire dimensioni del campo, sforzo fisico e siamo riusciti a prendere l'esperienza dell'anno scorso come un punto fondamentale per quest'anno. Quindi il martedì è un lavoro di recupero per chi ha giocato, è un lavoro di costruzione di capacità, di potenza aerobica per chi non ha giocato, non in calcio, non solo in corsa in linea, ma soprattutto a livello tecnico e a livello di partita a calcetto. Il mercoledì non abbiamo mai fatto la doppia seduta, che in teoria dovrebbe essere forza la mattina e tecnica con il mister pomeriggio. È vero che la situazione della Serie D è strana perché ci sono 5, 6, 10 giocatori che vanno a scuola, quindi farlo il mercoledì mattina potrebbe essere anche limitativo, ma non lo facciamo proprio perché l'intensità che diamo il pomeriggio è molto elevata. Dividiamo di solito il gruppo, non facciamo mai il lavoro tutti insieme, la forza la facciamo, facciamo molto lavoro funzionale e allenamento funzionale per quanto riguarda i carichi. Andiamo in palestra una volta, due volte a settimana, okay? Due volte al mese. Alterniamo lavoro funzionale e lavoro di sovraccarico in base ai test fatti inizio anno. E i gruppi vengono divisi, un gruppo fa lavoro con mister, un gruppo fa lavoro con me, poi li ricambiamo e in mezzo facciamo tanto lavoro di cambi di direzione, tanto lavoro di resistenza alla velocità. Divisi per ruoli, perché il modulo, il mister ne ha parlato prima, gli esterni nostri fanno variazioni molto più lunghe e dispendiose rispetto ai nostri mediani e quindi per quello che si può fare, perché ovviamente un esterno può fare anche una mezz'ala, quindi il mister poi non è che non lavoriamo con compartimenti stagni, però si cerca di dividere quelle che sono le fatiche che vanno poi nella partita. Praticamente le dividete per ruoli? In linea di massima sì. È più facile che il mister mi dia tutti gli attaccanti prima e tutti i difensori dopo, però quando facciamo le lavoro senza la velocità li mettiamo tutti assieme e là faccio le 5 stazioni. Ma questo lo fate una volta in settimana? Lo facciamo a mercoledì. Poi varia, possono essere 200 metri di resistenza alla velocità o 400, dipende dalla settimana di carico. Una cosa legata a questo discorso qui, non abbiamo settimane di carico e settimane di scarico. Questa è una visione che quando siamo cresciuti 4 anni fa il mister me l'ha detto subito. Il ruolo del preparatore è dipendente dal ruolo del mister, da questo sia chiaro. Si possono avere allenatori che non ti fanno fare assolutamente niente e la squadra vince tutti i campionati, e allenatori che ti fanno fare di tutto e poi non vinci. Quindi è un binomio che bisogna trovarsi, noi ci siamo trovati, siamo stati fortunati, io sono stato fortunato. E quindi non abbiamo periodi di scarico, non esiste la settimana, no, non facciamo niente perché siamo stanchi. Non esiste. Non abbiamo fatto neanche i doppi durante la sosta natalizia perché non ci serviva. No, non credo nel concetto che a Natale bisogna fare chilometri, buttare dentro il lavoro. Cioè ho fatto di quelle cose nel calcio che ho fatto 11 volte in 1000, cioè una roba. Non può esistere ancora degli allenatori che pensano ancora a queste cose qua. Questo è quello che penso io, ti ripeto, da schio. Penso in maniera sbagliata, però l'ho pagato anche nel mio fisico queste cose qua, quindi se posso cercare di far meno male possibile ai miei giocatori lo faccio. Non abbiamo periodi di carico e di scarico, abbiamo dato 5 giorni di ferie a Natale, ragazzi avevano il loro programma, sono tornati e abbiamo ripreso la settimana senza nessun tipo di problema. Forse facendo tanto lavoro preventivo quando facciamo prima di fare la forza, tutta la parte proprio eccettiva, il lavoro con gli elastici, aiuta. Però siamo anche un po' fortunati dal punto di vista dei infortuni, o forse la vediamo in maniera giusta. Non abbiamo mai fatto i gradoni, abbiamo fatto qualche traino sì, ma gradoni non mai fatti, anche perché una volta un traino. Ma avete il campo sintetico? No. Sul sintetico
abbiamo anche la sfortuna di avere la palestra un po' lontana, quindi quando facciamo la forza lì, torniamo al campo, facciamo un lavoro tecnico prima di cominciare. Sì, non è che siamo proprio organizzatissimi a livello logistico, dobbiamo migliorare, però dopo la lontananza dalla palestra al campo cioè, perdiamo 5 minuti di più o meno, però lo facciamo una volta due al mese, quindi non è quello il problema. Il discorso è che noi come gestione anche cerchiamo di responsabilizzare i ragazzi, non sono, io credo che l'allenatore, cioè quando devi fare l'allenatore devi essere te stesso, cioè io non potrò mai fare il sergente di ferro perché non lo sono, però sono molto esigente, cioè a me fuori dal campo il mio giocatore può fare quello che vuole, non sto certo andare a seguirlo, vedere cosa fa, cosa non fa, eccetera. Io guardo solo esclusivamente quello che fa in campo. Se in campo non fa quello che dico io, non gioca. Non è che ci sono tante regole, c'è una regola, questa qua, e basta. Poi il resto sono grandi, se vogliono giocare a calcio te lo devono far vedere, e se no si autorizza ognuno da solo. Sono uno che è massimo rispetto per tutti, però in campo non esiste, può esserci il primo mese, i primi un mese e mezzo che puoi sbagliare tatticamente, ma dopo il mese e mezzo non puoi più sbagliare tatticamente, perché vuol dire il passaggio, l'errore tecnico, abbiamo sbagliato tutti, io per primo, figuriamoci se non possono sbagliare, anzi devono sbagliare, con me non potrà mai giocare il giocatore che non vuole la palla, che si nasconde dietro l'uomo. E quelle cose qua bisogna dirgliele, non bisogna far finta di niente, ma non vuoi la palla, gli dice il collaboratore, ma non vuoi la palla, ma devi dirglielo, bisogna che glielo diciamo, perché se non puoi giocare a calcio, il giocatore che non vuole la palla non può giocare a calcio, per quello che penso io del calcio. Se giocate con due marcatori dati, gli insegnate solo a difendere, eccetera, allora quelli possono giocare, ma è un'idea. Non è l'idea mia del calcio. E bisogna essere chiari su questa roba, perché poi, come ho detto prima, te manda via. Ma se voi pensate così, fate poca strada. Perché non potete pensare al risultato. Dovete avere il tempo, e dovete trovarlo, di migliorare i giocatori perché venga il risultato. Perché se pensiamo al risultato, non andiamo da nessuna parte. E credetemi, io ho sempre allenato così. Panarotto era il mio capitano di Berretti, che è qua, l'ho visto prima. E ho sempre ragionato così, sia quando facevo il settore giovanile, quando avevo la mia società del settore giovanile, e anche adesso che sono alle porte del professionismo. Non esiste pensare al risultato, bisogna pensare alla prestazione. E per fare la prestazione bisogna muovere la palla, toccare la palla e muoversi, perché per giocare bisogna essere tutti gli 11 disponibili a giocare. Non posso pretendere che sia tutto nelle spalle della punta centrale, come pensano tutti, no? Cioè già l'attaccante che fa 30 gol, se non devi metterlo nelle condizioni di fare 30 gol, non è perché l'attaccante 30 gol e allora sei a posto, per gli altri non li andiamo. Questo è la gestione che ho del giocatore. Grande amicizia, grande rispetto, però è il campo, non ti conosco. Per me sei come tutti gli altri, sia che hai giocato in Serie A e sia che hai 18 anni e Zekin ha giocato in Serie B, che è un professore e 17enne che ha esordito. E lo sanno tutti. E in questa maniera qua ho cercato di raccontare il mio modo di essere, perché se sei finto il giocatore dopo 5 minuti sei come Gratta e Vinci, faccio sì, 5 minuti già scoperto. Quindi per quello che mi riguarda, che ho capito nel calcio, fare il finto o far finta di essere o fare l'imitazione e scoprono subito. Quello che ho potuto imparare io, dopo non è mica detto, ma dice però bravo di fare l'attore, io non sono capace, preferisco essere me stesso e dire le robe in faccia, subito, nel più breve tempo possibile, bisogna dirglielo, perché se no non migliorano,
perché sennò il tuo gioco di squadra non migliora. E lì è la roba fondamentale. Eravamo arrivati al mercoledì, no? Sì, quindi sicuramente un grosso lavoro di forza funzionale e poi con sovraccarico quando andiamo in palestra, sempre divisione dei gruppi, sempre divisione per ruoli, lavoro tecnico con mister e poi giovedì è una giornata un po' interlocutoria, nel senso che dal punto di vista fisico il preparatore non partecipa fin là, partecipa nella decisione dello staff del minutaggio che dobbiamo fare come facciamo l'amichevole. E quella è l'espressione della partita della domenica, quindi capiamo se abbiamo lavorato tanto il giorno prima o abbiamo lavorato il giusto, e che sia la juniores, che sia un amichevole normale o che sia 11 contro 11 con noi, tra di noi quello è il nostro il programma del giovedì. E il venerdì, oltre al lavoro di rapidità e velocità, un grosso lavoro di psicocinetica, grossi lavori di alta intensità in pochissimi metri e basta, questa è la nostra settimana, non c'è niente di diverso. La cosa più importante è che la doppia seduta noi non la facciamo, proprio per un discorso di minutaggio in campo e innalzamento dei rischi, però dall'altra parte c'è una grossa intensità proprio le due ore, perché alla fine sono due ore, dove non ci sono tempi morti, grazie al fatto che siamo in tre e riusciamo a dividere i gruppi, ma è quello il nostro. Ma giovedì non concepisco il fatto appunto di fare la classica amichevole di 60-70 minuti, una roba che non. Ho visto che non abbiamo mai sposato come riferimento, perché è un lavoro tanto dispendioso, dopo averla ricaricata martedì e mercoledì, e preferiamo accorciare del molto i tempi e alzando l'intensità, e cioè avendo meno tempi morti possibili. Ma questo è un microciclo settimanale, questo sabato l'ho detto, l'abbiamo fatto quest'anno due volte quando abbiamo il turno infrasettimanale. Sì, avevamo il turno infrasettimanale, allora era cascato di sabato, ma se no non. La settimana scorsa mi hanno chiesto i ragazzi, abbiamo fatto prima volta nella storia, neanche da giocatore, ho fatto 7 su 7, però me l'hanno chiesto i giocatori e se me lo chiedono loro lo faccio. Non ho mai trovato una squadra che mi chiede di fare allenamento, però è la prima volta che l'ho trovata. E, ripeto, anche la fortuna, al di là dei risultati e tutto quanto, però la fortuna di avere un gruppo di ragazzi veramente splendido, perché stanno bene insieme, degli esempi, se li trovo al bar, li trovo tutti e 23 al bar, cioè roba mai viste, non è mai capitato neanche da giocatore, una roba del genere, sì, forse a Modena, quando avevamo vinto i due campionati di fila, e questa roba qua è una bella roba, è una fortuna per l'allenatore avere i giocatori che si ritrovano, ma se vado il martedì, trovo per martedì, anche domani, e anche il mercoledì si tutti organizzano, sono sempre insieme. Poi se froci, non so, però è una bella cosa studiare. Sono un colpo di fortuna che trovare tutte queste persone al momento giusto è una bella roba. Dopo non ti stupisci se ieri su un campo una risaia dove viene annullato tutto il discorso tecnico, perché può succedere che perdi con l'ultima. Un campo del genere, perché basta che si perda un pallone su una pozzanghera e mette fuori tempo il portiere, il difensore e si moto. E invece hanno portato a casa una partita difficile contro Lignago, che non è una squadra degli ultimi arrivati, organizzata e tutto quanto. Non sono dei casi, secondo me, di colpi di fortuna, però portiamo a casa. Poi si parlava di fase offensiva nei vari moduli. E, ovviamente alla lavagna lo sapete tutti che vinciamo tutte le partite. È molto semplice fare la fase offensiva alla lavagna,
tutto quanto. Anche qua i lavori intensivi li faccio sempre esclusivamente con tutti gli 11, quindi partendo anche magari da... Come si vede adesso posizionato. Posizionato tra 4-3. È l'unico, questo giocatore lo porta a fare coppia davanti con quella punta centrale, perché voglio che impari anche il difensore a fare l'attaccante. Soprattutto il difensore centrale, quello che deve fare anche i lanci con i piedi, le canne, il quinto, il lancio da qua, il quinto da questa parte, da questa parte. E cerco di fare una fase offensiva collettiva, quindi muovendoci tutti insieme con la palla che va sempre quasi fuori dal campo, per poi tornare dentro, per poi ci sia il taglio delle punte, la punta che va in profondità, l'altra che viene a sostegno della punta che ha ricevuto sul taglio, e con il quarto di centrocampo che si propone, o il mediano che si avvicina alla punta per eventualmente cercare il passaggio tra le due punte, proprio per cercare una coralità e una fase avvolgente, diciamo così, dell'azione, per cercare di... Perché il problema qual è? Sento tanti allenatori che dicono è andata domenica, si è messo l'addrio, hanno messo addirittura i due fulmini davanti alla porta e non c'è stato verso di cercare di sfondare, e quindi abbiamo cominciato a metterla là e dopo, soprattutto nel settore giovanile, no? Mi è capitato anche l'anno scorso di conversare con degli allenatori del settore giovanile e fatalità, io qualche partita andavo a vedere, anche se allenavo prima squadra, e sentivo che dicevano sono messi là, e io ho detto mettivi la palla lunga? Sì, perché... E io invece cerco di allenare soprattutto questa fase, avendo una squadra, ovviamente se siamo primi abbiamo anche delle caratteristiche importanti, e di conseguenza non cercare di stanare queste cose qua, di risolvere questi problemi, perché trovo delle squadre che si mettono in 7, 8, 9 davanti alla linea dell'area, ok, 5, 4 o 4, 5, e non è mai facile andare dentro, bisogna allenare lì, se vuoi andare dentro, non è che puoi fare altro, come fai per andare dentro? Devi allenarli nel traffico incredibile la difesa della linea difensiva e della linea del centrocampo, e lì cerco sempre di sviluppare delle cose in base al posizionamento della squadra che trovi, che sia messo giù, magari dietro si mettono a 4 e hanno il centrocampo a 5, oppure la difesa a 5, il centrocampo a 3, quella punta che viene da una mano, quindi in 9, e cerco di sviluppare soprattutto queste cose qua, perché ho visto che con i collaboratori che ci possono dare veramente della soddisfazione a livello di trovare delle scelte veloci, rapidi e efficaci, soprattutto per gli attaccanti, insieme con i centrocampisti e i quarti del centrocampo, i quinti se gioco con 3-5-2, che devono venire dentro sempre. Anche lì preferisco giocare con degli esterni che siano ex attaccanti, per farvi capire, preferisco giocare con il Bernardeschi della situazione piuttosto che l'Ixtein, tanto per parlare dei 3-5-2, oppure di averne almeno uno dei due che sia, dopo la seconda della partita, che siano molto offensivi, perché ho visto che nella categoria possono fare la differenza, soprattutto perché magari a livello difensivo la maggior parte di noi allenatori gli esterni li mettono giovani, sulla categoria della serie D, di conseguenza magari la preferisco giocare con un attaccante, magari anche vecchio, e che sia anche predisposto, perché non è mica facile trovare l'attaccante che ti fa il quinto del 5-3-2. Lo sapete benissimo che testa hanno gli attaccanti, andato via dopo. Sì. Non posso parlare.
Non è facile, ho avuto dei grossi problemi con gli attaccanti, perché per sposare questa filosofia qua del gioco dove tutti partecipano non è facile. Non è facile soprattutto degli attaccanti che hanno magari un curriculum, quindi ruoli importanti, e mettersi a disposizione per mandare dentro un giocatore o farlo venire fuori dalla linea difensiva per andare a ricevere palla è come chiedere veramente robe assurde. Cioè ti guarda come dire, io devo uscire per prendere palla e mandare dentro un centrocampista, scherzando. E ho avuto delle grosse difficoltà l'anno scorso e l'anno prima, a Cile, e ho fatto giocare degli altri. Perché non capiscono, non riescono a capire il fatto di dover mettersi a disposizione, perché magari hanno fatto 100 gol, 90. E quindi ho preferito, anche sugli esterni, magari mi arrivano degli attaccanti che attaccante, 4 gol, 5 gol, 6 gol, 5 gol, 6 gol, sei un attaccante, giusto? Cioè, allora, vediamo se riesci anche, e lì è stata anche la mia conquista, di mettere anche qualche giocatore, qualche attaccante che nella categoria faceva 2-3 gol, e magari lo mettevo a fare all'esterno, tipo i 20 che giocava l'anno scorso nell'altro Vicentino, e l'anno prima era andata a Porto Tolle dove non faceva tanti gol, e mettendolo quinto nel giro di 2 mesi dopo che ha vinto le partite da solo è andato subito in legato al Bassano e sta tuttora giocando il titolare. Queste sono delle belle cose, perché se trovi, come ho detto all'inizio, dei giocatori predisposti con la testa giusta che vogliono migliorare, è molto più semplice per noi, è molto più facile. Quando ti fai il sistema di scambiare piedi, giocatore destro, forte, sinistra? Ma preferisco, se faccio 3-4-3, magari con la punta esterna, preferisco giocarli che giochino a piedi invertiti, perché avendo le corsie che dovrebbero salire, liberano le corsie, mentre cioè, se devi fare 3-4-3, come lo penso io, devi giocare con i piedi invertiti, perché vuol dire che se giochi con i piedi vuol dire che i quarti non partecipano, e quindi sei abbastanza... Dipende appunto che tipo di giocatore hai. Io l'anno scorso non avevo la punta mancina, con caratteristiche di entrata, e non ho potuto fare tanto di troppo. Penalizzando magari Rafael, che è un giocatore che è predisposto proprio per fare la punta centrale che apre, perché è più grande, diciamo così, rielaboratore delle palle. Le seconde palle, come mi ricordo il termine esatto, tipo a Mauri quando ero anch'io, era, cioè, la palla alta praticamente era sempre per terra e accompagnavano tutti, e era fare sotto questo aspetto qua, nel momento in cui eri in difficoltà, ti apriva la difesa avversaria, metteva giù palla per segnare tutti quanti, compreso Laurenti, Lagnoli, eccetera. Ognuno ha le sue caratteristiche. Non avevo la punta, lui si è messo a disposizione, e è anche la prima volta che aveva fatto diversi gol in categoria, giocando punta, duettando tra 5-2 con l'altra punta. Possiamo fare, scusate, per esigenze televisive, perché sta uscendo dalla pubblicità dell'Arena, prenderei Mauro 5 minuti, magari voi... ascoltate quello che dice in TV e poi rientriamo, sono collegamenti, no, poi qua, sì. Sono sì. Poche minuti, scusate. Una cosa nuova, no, per noi è un esperimento. Sì, dico anche... Mari, può parlare di calcetto Stefano? Se volete voi, lo ascoltiamo. Fai presente che sei anche rotto la sì.
Sì, sì, ma l'hai invitato anche per il Diego Legend, che sarà l'allenamento alle tre e mezza di come lo sarà. Come al solito io e Davide siamo un po' molesti perché abbiamo interrotto una riunione degli allenatori, insomma, però il motivo è valido, è validissimo, anzi, perché ho Mauro Zironelli che sta facendo benissimo adesso da allenatore. In studio c'è anche Fabio Moro, dopo ti facciamo salutare. Intanto mi spieghi il motivo del tuo arrivo, insomma, per raccontare agli allenatori che hanno chiesto, insomma, di illuminare un po', ti spieghi un po' perché ti hanno chiamato. A parte del momento in classifica normale che sono contento che mi hanno invitato, intanto perché ringrazio l'area di Verona, perché sono per me sempre un motivo di orgoglio dire che facciamo le cose fatte bene insieme. Sono contento che mi hanno invitato. Saluto Fabio che mi aveva invitato a Chievo Legge, però non perché avevo una seduta settimanale. Insomma, sei subito scusato. Adesso tra un po' ti facciamo parlare con Fabio, te l'abbiamo promesso. Intanto io, insomma, spiego a tutti, insomma, Mauro Zironelli ovviamente centrocampista del Chievo, ce lo ricordiamo tutti, perciò penso che per te tornare a Verona sia sempre poi un piacere. Beh sì, la macchina va verso da queste parti. Ho fatto gli splendidi anni, soprattutto il primo anno di Serie B, dove avevamo una grandissima organizzazione societaria, ho visto crescere veramente in maniera esponenziale il Chievo sotto questo aspetto nei vari anni, e ricordo sempre con affetto tutti quanti, dal presidente a tutti i miei ex compagni. Qui si stava parlando anche di Amauri, insomma, questo incontro con gli allenatori, mi dicevi che Amauri, insomma, il pallone quando la palla era alta era sempre di Amauri. Sì, io non ho giocato, per avuto il piacere di giocarci insieme, però era un giocatore fondamentale, perché le palle lunghe le prendeva tutte, le migliori di tutto insieme, per esempio si vede finta esterna, quindi è stato un giocatore fondamentale per il Chievo di Zennelli. Adesso lo facciamo, mi metto l'auricolare Davide, così può sentire anche Fabio Mora, eccolo qua. Adesso, se volete, mi sente. Fabio? Pronto? Fabio? Eh? Ti tiro il trovo. Lo so, scusami, però purtroppo ovviamente uno scherzo. No, lo so, però no, ci teniamo a esserci. Grazie, ho a che fare con un gruppo di matti, ma in campo veramente mettono l'anima, lo stanno dimostrando alla grande, ti ringrazio. Ci racconti un po' del Fabio giocatore, del Fabio Moro giocatore, si può raccontarci qualcosa, magari non è diciamo che io e lui purtroppo non siamo stati fortunatissimi a livello di infortuni, mi sa che io lo batto alla grande, però anche lui diciamo che non è stato da meno, sono dei brutti record, però abbiamo fatto tutti e due una carriera lui di più, perché è riuscito a rimanere per tanti anni nel Chievo di Zennelli e si è preso delle grandissime soddisfazioni nonostante i parecchi infortuni che ha avuto. In studio c'è anche Martin Adalimaton, lo vuole fare l'allenatore, glielo consiglieresti oppure vuoi fargli subito perdere questa idea? Sì, ci ho giocato contro in diversi derby e è sempre stato anche lui un grande giocatore. Quanti allenatori hai avuto? Io ne ho avuto 36 e purtroppo non è un bel record, perché, però sono passato da Zamparini, dai là ho avuto la possibilità di aumentare sensibilmente.
Però ho visto che non ha perso, ho visto che non ha perso il vizio perché continua a cambiare. Pronto? Mi sento pochissimo. Tavellina. Ah, grande, Tavel. Grazie. Tutto bene? Ti sento sempre con piacere. Vecchi ricordi, purtroppo, sono passati tanti anni, però... Ecco, come me. Sì, sì, dai, è un misto, è un misto. Dai, perdo sopra e devo cercare di equilibrare sopra. Impari. Sì. Sì. Sì, sì, no, lo dicevo qui prima in assemblea, il fatto di aver avuto 36 allenatori mi ha permesso di vedere 36 spogliatoi diversi, quindi tanta personalità, anche purtroppo di qualche giocatore che cambiava da un allenatore all'altro la personalità, e questo non era tanto una bella cosa. E ho visto tanto la gestione del gruppo e poi anche la diversità degli allenatori, da Malesani a Ranieri, a Degliasi, per citare quelli che hanno fatto i dati più importanti. Ne aggiungo uno anch'io, Davide, poi insomma facciamo riprendere un po' questo incontro. Aggiungo Rovellino, perché comunque è il prossimo allenatore che affronterà il Verona, ma Rosi Ranelli ce l'ha avuto, lui mi sembra che hai ottenuto anche una promozione per sortire come gioca Rovellino e come può, insomma, il Verona mettere in difficoltà per squadra di Rovellino. Chi meglio ti può dire? Sì, certo, no, abbiamo vinto 20 anni fa, non è passato tanto tempo, però credo che non abbia lasciato il suo 4-4-2 o 4-2-3-1 come vogliamo chiamarlo, con gli esterni che di solito vengono usati da tutti, che tagliano dentro, e due mediani che cercano questi tagli sulle punte esterne, e due punte che dopo in verticale noi giocavamo così, è stato efficace, ma avevamo anche un fossato a svuote davanti che bastava mettere in condizione, e certo non si tiravano indietro tutta la dentro. Eh sì, sicuramente, adesso magari mancano anche un po' questi attaccanti, ma se sei d'accordo, in cavetteria. Eh sì. Mi sembra che il livello si sia un po' abbassato, però ho visto anche qualche buona individualità e speriamo che riescano a tornare sotto più giocatori italiani. Ecco qua, noi ci fermiamo, abbiamo fatto questa discussione nella riunione insomma degli allenatori, come al solito Davide abbiamo disturbato, ringraziamo intanto loro perché hanno avuto la pazienza di aspettarci, ma soprattutto Mauro Zironelli. Noi ci sentiamo dopo magari. Abbiamo fatto una sorpresa. No, è piacere sentire che Fabio è uno che ha avuto anche lui grossi infortuni. La caratteristica è che per fortuna riuscivo a recuperare in fretta e quindi non perdevi l'anno completo, ma in 5-6 mesi l'ho avuto 3 volte crociati e ovviamente crociati, quindi anche Guerini l'ha avuto, mi sembra. E quindi non è semplice, però dai, adesso le tecniche sono anche migliorate, una volta che potevano anche sì, arriva una cavia, diciamo così. Però della sfortuna sono riuscito a rimanere sempre a livelli buoni e a prendere delle soddisfazioni. Possiamo fare qualche domanda, mister? Sì, eravamo arrivati alla fase offensiva, come vi ho detto io, il modulo che prediligo è il 3-4-3, però. Ma la difesa 3 la uso perché non tanto perché ho vinto il campionato del Modena, quel Modena della CLA, però è che anche a livello giovanile ho visto che a livello qualitativo i difensori si allenano molto meglio con la difesa 3 perché riescono a partecipare di più all'azione
c'è un passaggio in meno e quindi un giro più veloce di palla per spanare gli avversari, e roba non da poco, nel momento in cui la squadra avversaria prova a venire fuori ad attaccarti, vanno in difficoltà perché è un posizionamento diverso dal solito, e facendo girare la palla veloce riesce sempre ad avere uno dei due punti, per chiamarli così, liberi, se siamo veloci a girarla. Se sei in difficoltà puoi anche rischiare grosso, quindi ho bisogno dei giocatori che siano coraggiosi e che si prendano la responsabilità di volare la palla dietro, che lo sappiamo tutti che il difensore non è mai facile trovarlo con queste caratteristiche. È per questo che preferisco giocare con i terzi, diciamo questi due giocatori qua, che hanno più caratteristiche da terzino che da centrale, perché devono essere molto veloci e bravi coi piedi. Solitamente uso dei giocatori che magari non sono quinti, cioè non hanno caratteristiche, diciamo sono dei terzini più bravi nella marcatura della difesa 4, terzini della difesa 4 che siano più bravi nella marcatura piuttosto che nella propulsione e nella comprensione offensiva. E questi, al contrario, non voglio dei terzini che siano bravi nella fase offensiva, ma preferisco delle ali per essere più equilibrato, perché se no hai dei giocatori che giocano così e non mi piace, perché ti appiattisci e diventa un gioco che nel momento in cui perdi anche palla sei distante da dove l'hai persa, e magari sei un po' più forte in fase difensiva, però perdi un sacco di campo, perché visto proprio per caratteristiche tendono a rinculare invece di andare fuori in avanti. E la caratteristica dell'otto? 8 e 7 sono due giocatori bravi tecnicamente. Non esiste il mastino, io non giocherei mentre guardo te, per farti capire. Sì. Giocavo, ma perché? Perché non. Non è che non giocherei, ho bisogno di giocatori che giocano semplice. E far giocare il giocatore semplice nel calcio, sapete benissimo che è la roba più difficile. Perché? Perché io ho avuto la fortuna di allenare le donne. Sono stato fare un anno, sono andato, oltre a fare l'esperienza con il mister Matte, sono andato anche a Toronto, in Canada, a vedere delle scuole calcio, ma le scuole calcio in Canada sono tutte donne, sono tutte femmine, no? E la diversità incredibile che ho visto, e lì ho capito la diversità tra il giocatore e il maschio e la femmina. Un esempio lampante, no? Per quanto riguarda la semplicità del gioco. Se tu sei in spiaggia e a un bambino gli arriva un pallone per caso, e non è che te lo passa, come fa a passarti? Noi maschi facciamo il colpo di tacco, l'alziamo di tacco e poi tu te la di spalla, cioè siamo un po' vanitosi. Se la ragazza gli arriva il pallone sulla spiaggia, prende il pallone così e te lo passa. È una caratteristica importante. Cioè, le ragazze allenarle, tu gli dici cosa deve fare e lui fa esattamente quello che tu che vuoi che lui faccia. E il giocatore, se può metterci dentro qualcosa di suo, narciso. Siamo vanitosi, siamo narcisisti, ma questo non deve confondere sul fatto di tirare via la fantasia, che è un'altra roba. Giocare semplice vuol dire stop e passaggio efficace, il più breve tempo possibile. Il giocatore bravo, lo vedi subito nel giro di un minuto, nel senso, il giocatore che prende palla e prima pensa a stopparla e dopo la alza la testa e pensa cosa fare, calcisticamente è un giocatore ignorante, non è un giocatore intelligente, calcisticamente ignorante, 30 anni, ignorante, che non è un'offesa, ok? Prima pensa a stopparla e dopo guarda e perdi tempo
e lì è l'intelligenza calcistica, è quella cosa lì, la migliori solo sugli spazi stretti, sull'intensità, sul calcetto, sulla base, è fondamentale. Le donne sono brave su quella roba lì, loro semplicità, tu, loro fanno quello che gli dici, lo fanno, magari non hanno quella fantasia che dopo abbiamo noi, capito? Che possiamo mettere in funzione della squadra e tutto quanto. E lì ho trovato delle difficoltà con gli uomini, perché la maggior parte, la stragrande maggioranza, gioca con la palla sui piedi, prima la stoppa e dopo decide cosa fare. Un esempio, se vuoi giocare 4-4-2 con gli esterni che tagliano dentro, come a Novellino che ho detto prima, a sempre gli esterni a piede invertito che tagliano dentro, ma quanti esterni è che troviamo Gigi in categoria che tagliano dentro? 1, 2, 3, senza palla, che fanno movimento senza palla, ce ne sono pochi a tempo, intelligenti, che tagliano dentro, perché vogliono tutti la palla sulla linea e dopo pian piano sono bravo e decido cosa fare. Ho capito, ma quella lì non è intelligenza calcistica, è un'altra roba. E se io voglio che tu tagli e non tagli e voglio parlare sui piedi, non siamo. E ho trovato un'enorme difficoltà sotto questo aspetto qua. E quindi lavorare sui tempi, perché il calcio è fatto di tempi e spazi. E se no, glielo metti dentro e non provi tutti i giorni e tutte le ore, non lo trovano. È per quello che è facile dire, ma non ce l'ha, non ce l'ha, non ci mettiamo in discussione per migliorarlo. Non ci mettiamo in discussione per migliorarlo, perché lui ce l'ha, ma se non gli hanno insegnato da piccolo, non è che allora lo dobbiamo buttare via. Quello che io cerco sempre di far capire ai miei giocatori. E anche lì dopo sta a loro, all'intelligenza loro, c'è quello che si mette in posizione, che fa il muro a 31 anni, si mette là sul muro 4 mesi in fila, Stefano Corretta, e quello che non vuole e quindi va da un'altra parte a giocare. Però ho trovato una bella differenza tra la maschio e femminile su questo aspetto qua, perché siamo proprio vanitosi, narcisisti, e dobbiamo sempre far vedere che possiamo fare qualcosa in più, però sappiamo tutti che soprattutto nella nostra metà campo non è che ti puoi inventare tanto, quindi devi essere veloce, e la velocità della palla determina la categoria, ma non alta la palla bassa, la velocità della palla bassa determina la categoria. In terza categoria la palla va ai 12-13 all'ora, in promozione va ai 20, in D va ai 30, in Serie A va ai 50, cioè lì la differenza. E quindi tutto il discorso tecnico che ci corre dietro, cioè il fatto che stop e passaggio veloce, è lì che si fa la differenza. Dopo conta il motore, più che vai su di categoria e conta la gamba, conta il motore, è normale che il giocatore del Serie A gioca in Serie A, ma perché ha il motore anche, cioè è lì la differenza, perché ci sono tanti giocatori tecnici in D che non hanno niente da invidiare ai giocatori del Serie A, però magari non hanno il motore di quelli che hanno la possibilità di giocare in Serie A, non è che giocano in Serie A per caso, è perché hanno più motore, e cambia la cilindrata, il discorso è 500, il discorso è Ferrari, però si può migliorare anche lì. Ho giocato con dei giocatori che non erano fisicamente Maurizio D'Angelo, non era mica dire che era un giocatore veloce, però mica lui arrivava un quarto d'ora prima con la testa rispetto agli altri. Lettura situazionale è numero uno. E lui ci è arrivato con l'intelligenza calcistica. È fondamentale per come vedo io il discorso del calcio e dell'insegnamento, perché se uno non si mette a disposizione vuol dire che è ignorante calcisticamente, e allora lì fai fatica perché hai a che fare con delle persone che non riconoscono i loro difetti e non puoi andare da nessuna parte nel momento in cui non c'è umiltà, non puoi andare da nessuna parte a livello migliorativo lì, ma è un'altra esclusione sua, che noi dobbiamo metterci a disposizione, però se lui non vuole non posso farci niente. Come la punta che avevo,
dice guarda che per fare 3-4-3, cioè tu qua devi tirarti via da qua, devi aprire, devi andare via, non voglio che stai qua. Ma io qua devo far gol, perché se io vado via, va dentro questo, fa gol lui. Allora bisogna che vai a giocare dall'altra parte. C'è questo pensiero, perché se tu vuoi fare 30 gol e questo ne fa 3 e questo ne fa 2, non ti voglio, perché non fa parte del mio modo di pensare calcio. Perché deve far gol 20 gol Messi, 20 gol Neymar, adesso per dire dei nomi, però avete visto che lo vedi, ma che stanno lì a guardare se la passano chi è messo meglio, non è che hanno il premio a gol. Perché il problema nostro è chi mette il presidente, chi mette il premio a gol, quello è il problema grosso, che fortunatamente ho combattuto e ho vinto quest'anno, non è un caso, ho vinto l'anno scorso perché abbiamo fatto 85 gol, quindi non è facile, quest'anno siamo già arrivati ai 51 su 22 partite, vuol dire partire sempre con 2.5 gol a 0 a 1, perché 20 gol li abbiamo presi, Gigi ha fatto meglio di me, con 18 gol. Quindi è importante avere equilibrio, perché magari tante volte ti etichettano per quello che è un offensivo, però no, comunque bisogna essere timbrati, e quindi devi essere anche dentro gli interposti a livello difensivo per avere una squadra equilibrata. Dopo ci sono dei giochi che ti lasciano anche pensare, perché per esempio NFL ieri sera, la squadra col miglior attacco è per quelli che hanno perso, il miglior attacco dell'anno, hanno perso, ed è esattamente la 21ª volta che vince la miglior difesa consecutiva, quindi fa pensare. Vince sempre chi ha la migliore difesa. E io non sono di questa opinione qua. Però adesso ho cominciato anch'io a invertire la roba. Sì, dai, l'anno scorso eravamo la terza migliore difesa, il miglior attacco in Italia, e le 100 e passa squadra. Quindi... E quest'anno siamo già primi con l'attacco, giusto sì, perché il Monza non ci ha superato. E quella difesa, beh, il Monza ha preso 7 gol, 2 Gigi 7 gol. E, però dai, bisogna cercare di essere equilibrati, ma ho visto che cercando di attaccare tutti insieme, difendere tutti insieme, poi la roba, lo scoglio grande è far difendere le punte. Cosa importante è sempre i reparti. Lo so, ma ci sono degli attaccanti che non capiscono che il calcio è cambiato e che secondo me le due fasi non puoi andare da nessuna parte, intendo da nessuna parte, se è un po' di ambizione, di orgoglio, di provare a provare anche delle categorie che magari se lo fai ci puoi andare, ma se non lo vogliono fare fanno fatica ad andarci, e quello lì è una roba difficile da fargli capire, non la capiscono, non capiscono che è importante anche se hai fatto il gol, se loro tirano la mano, portare a casa il risultato, magari hanno fatto loro il gol, però magari loro gli interessa aver fatto il gol, dopo c'è anche uno, non importa. È fondamentale fargli cambiare quella mentalità lì. Io, come vi ho detto, ho avuto la fortuna di stare in spogliatoio, e quindi sapere quello che pensano è importante nel momento giusto. È importante non dimenticarsi mai di aver dato un'agevolazione a uno e devi dargliela anche all'altro. Noi non possiamo sbagliare questa roba qua. Io mi posso dimenticare le scarpe a casa, fortunatamente ho uno staff importante, però non posso dimenticarmi di aver dato il permesso a uno, oppure di aver fatto un'altra cosa, un'altra regola a un altro e dopo essere venuto a meno a un altro giocatore. Di praticamente sei morto, non puoi dimenticarti dei giocatori, come non ti puoi dimenticare dei giocatori che giocano poco. Io ho avuto la sfortuna di avere tanti infortuni, quindi non ho più giocato tantissimo nella mia carriera a livello di titolare, però nel momento in cui mi facevo trovare, non avevo bisogno, mi sono trovato pronto, e per farsi trovare pronto devi dare considerazione a quello che
magari ne hai bisogno per 5 minuti in un campionato, solo 5 minuti, ma magari ti hai bisogno. E quelli là ti fanno vincere il campionato. Il giocatore che non gioca ti fa vincere il campionato. È la verità. E lì è fondamentale il comportamento nostro, perché se io ho una rosa di 23 giocatori, ne uso 13. Non posso chiedere al presidente mio dammi la 23 dopo ne uso 13. E già l'anno scorso l'avevo fatto, perché a Sicilia purtroppo eravamo il primo anno 17, il secondo in 14, in rosa, 9 da matti, in Serie D, è una roba improponibile. Il secondo anno avevamo 14 giocatori in juniores e 14 in una squadra. È impossibile allenarsi. Impossibile allenarsi. Te lo posso garantire, cioè allenarsi bene, in 11 contro 11 te lo scordi. 11 contro 11. Però nonostante due anni terzi, i playoff e tutto quanto, però è quello che mi è sempre, che ho sempre voluto fare, è quello della neurosi importante ed è usarli tutti quanti. E l'anno scorso sono riuscito con la di Vicentino, nonostante avessi avuto il pensiero del presidente, però mi dispiace che non sia più Odogu, però proprio lui. Una partita, mi ricordo, era la Coppa Italia, e non l'ho fatto giocare perché mi sembrava giusto far giocare la Coppa Italia al Team Cup, quelli che avevano conquistato la Team Cup nell'anno prima che non c'ero io, gli attaccanti che erano Gambino, Peluso e D'Addosso, quelli che avevano conquistato giustamente la Team Cup l'anno prima. E è arrivato il presidente e gli ha detto: ma ormai non giochi? E Odogu gli ha detto semplicemente: è giusto così, perché hanno conquistato la Team Cup e gli altri, tutto quanto. E sentirsi dire che questa mentalità qua non vai da nessuna parte vuol dire che non sei supportato da agosto, al 2 di agosto, non sei supportato dalla società, non è una bella roba. Sentirsi dire, per fortuna che è venuto a dirmelo, mi ha detto: mister, io gli ho detto la verità, è stato bene. Per fortuna che ho trovato una persona come Odogu, che è venuto a dirmelo. Ma se trovo un altro che mi ha detto contro, usato, sono a casa dopo un mese, lo metto per iscritto. Quindi io sto con i giocatori. Io sto con i giocatori. Non esiste, nel momento in cui mi metti in disposizione una rosa di 30 giocatori, ok, faccio giocare tutti se posso. Non è che devo fare i pulcini, però se mi metti una rosa importante, 30 sono tanti, però come eravamo arrivati all'inizio, dopo siamo arrivati in 25, è importante la rosa di 25 giocatori, la possibilità di giocare domenica, mercoledì domenica, 38 partite come avevamo l'anno scorso, e dove abbiamo fatto tanti turni infrasettimanali, compresa la Coppa Italia, che siamo arrivati nei quarti di finale, non nei quarti di finale, è importante. Però se hai la società che ti smonta sta cosa, e quest'anno ho 23 giocatori e non ho mai fatto in 22 partite una formazione uguale, 22 formazioni diverse. Mercoledì scorso nel coso ho cambiato 9 undicesimi e dalla domenica, e la domenica ho ricambiato i 9 undicesimi, ma non di quelli che avevano giocato prima, ho fatto un po' di mix, perché è importante allenare tutti bene, non dimenticarsi di nessuno e renderli partecipi tutti. Se sono su un livello buono, e siccome ho una squadra di livello buono, non vedo perché devo usare sempre i soliti giocatori, perché io non ce la facevo fare domenica, mercoledì, domenica, è impossibile, fisicamente è impossibile. O te bombi, allora poi, ma io non riuscivo perché non ho mai giocato con la squadra dove c'era il doping. E se no è impossibile, io ho provato la mia pelle, te fai male la domenica, è impossibile. E infatti è importante avere il ricambio, tenere in considerazione tutti quanti, perché parlare dei schemi, ragazzi, nel senso, lo sappiamo tutti, no? È divertito, è l'appoggio, è la sovrapposizione, però è importante è rapportarsi con il giocatore. Il giocatore dopo 5 minuti capisce se ha a che fare con uno che mi capisce o con non mi capisce. Ci scoprono subito, siamo come i gatti e vinci. Il gatta vede subito. E bisogna essere precisi nelle
scelte, delle indicazioni e non essere evasivi o ma si nasconde dietro l'uomo. No, ti sei nascosto dietro l'uomo, glielo devi dire, perché deve tirare via quella paura che ha, la deve togliere, la deve togliere. Preferisco uno spavaldo che va, un difensore come ieri che va a attaccare il terzino, okay. È andato a attaccare un terzino opposto, la roba da matti, cioè adesso ho capito che bisogna andare ad attaccare in avanti, ma cioè, non è la mentalità offensiva, però così, no, sono contento perché ho inculcato una mentalità dove per me è importante andare ad attaccare in avanti, squadra in Italia quando attaccare in avanti, grazie, io sto cercando in tante situazioni di capire, di vedere, ma a parte la Juve di Conte che non c'entra niente con la Juve di Allegri, dopo ho visto Inter sporadicamente nella penultima partita che è andato a attaccare, no, sporadicamente è andato a attaccare in avanti per parecchi minuti, Inter di Pioli in casa, non mi ricordo, 2-3-1 contro la Lazio, e tanta roba, ho giocato insieme a Pioli e mi piace perché squadre che vanno in avanti ne vediamo poche, bisogna andare all'estero per vedere. Forse la Fiorentina con la Juve, no? La Fiorentina è andata ad attaccare, e Genoa di Juric va ad attaccare in avanti, di Gasperini non ne parliamo, cioè, danno coraggio ai giocatori e questa è una bella roba, cioè a me vedere le squadre che vanno indietro mi dà un senso di, non di impotenza, però di non coraggio a dei giocatori che magari ce l'hanno, però siamo noi stessi che diciamo aspetta un attimo che cerchiamo di chiudere, cosa che dobbiamo fare 70 metri per andare a fare gol. Più alto attacco e meno dalla possibilità. Però anche la legge è fondamentale. Però è una roba che se uno ce l'hai dentro e se no non puoi non insegnarla a farla. Il mister ce l'ha, ma non i giocatori adatti. Sì, no, è vero, però gliela devi tirare fuori. Cioè, non è che c'è i giocatori adatti, perché se dopo è una coralità che va in avanti e vedi che quello che va indietro ce n'è uno o due che vanno indietro, si accolgono tutti e quelli danno pure i coglioni indietro e si vede subito chi ha fatto l'errore. Però sta roba qua, come hai detto tu, non sono abituati, non sono abituati, quindi trovi i giocatori a 30 anni che come hanno a parlare loro, infatti esattamente di Dio, si è morto. Cioè, se hai la mentalità offensiva, cioè questo gioca a palla libera e lancia e va in difficoltà. Va in difficoltà. E lì è un discorso di allenamenti, di intensità e inculcare che poi posso giocare in qualsiasi maniera, capito il concetto? Non è tanto qua a parlare degli schemi, è un discorso di o vuoi andare ad attaccare in avanti oppure resti e riparti, resti e riparti. Io sono io dei contropiedisti, ho sotto via Beccaro, Bussi, penso che dopo Mensa, che è più veloce di tutti, ci siamo loro tre in categoria, però non gioco a ripartire, non gioco a ripartire perché dopo non ho copertura. Ecco perché tu giochi con quel modo, perché i due esterni diciamo che riescono a farti il lavoro. Sì, di andare in pressione, dopo giocando così, ovviamente io ho più di, cioè nel momento in cui tu usi più pilazione, in questo settore del campo qua, uso questo, in questo settore del campo qua, hai più giocatori e quindi hai possesso, cioè quando vai avanti tu sei a posto, invece se giochi così, qua sei più scoperto, per esempio. In questa situazione del campo qua non hai tanto possesso, sì, hai un filtro lì davanti però non hai le due più esterne, allora devi cercare di giocare centralmente, preferisco giocare così perché hai più possesso, se hai proprio bravo con i piedi poi vai a mezzo, giochi con 8 giocatori contro 6, Tassareno che qua più di 6 lui arriva, non arriva, giusto? Quanti sono? Così ti affronta? Giusto? Eccoli qua. Si noto, devi spiegarmi,
giocatore decente che è bravo a stoppare, a fare il passaggio, come non fanno a non superare la metà campo col portiere? Non ce la fai, tu allenatore hai paura. Hai paura, sei tu il primo che hai paura. Devi anche cercare di costruirlo, perché avevo dei giocatori che erano dei marcatori puri. Politi è un giocatore che io, Politi, che è un centrale difensivo, vecchia maniera, sull'uomo fortissimo, bravo, e hai migliorato tantissimo col calcetto. Migliorato tantissimo, fai movimenti da attaccante sull'11 contro 0, lo porto qua a fare l'attaccante segno con critico, e lo chiamano batigol, ragazzi, sotto via, questo fai gol meglio del sotto via, lo chiamano batigol, e lo fa il capello e tutto, però e adesso è molto più fluido nella manovra, si fa vedere, dà il pallone, ti va sulla linea, molto più mobile, poi anche da una discreta corsa, non è classico centrale difensivo, questo è uno dei più veloci della categoria, Politi e anche i giovani. Dipende da come vuoi giocare, io preferisco essere veloce dietro piuttosto che lento. Se ho la possibilità del presidente che mi prenda veloci, mi preferisco veloci, preferisco anche che non siano proprio dei marcantoni, perché se devono essere veloci, non è che sono altissimi, sono dei ex terzini, giusto? Però ho visto che alla lunga non li prendono e l'attaccante è pigro delle altre squadre, l'attaccante delle altre squadre, no, della mia, è pigro. E quindi e questi giocatori qua si dimenticano quando vengono a giocare dentro, si dimenticano. È lì che fai la differenza. Se invece dopo dipende dal tipo di giocatore che hai, se hai la possibilità, la fortuna di costruirtela è molto più semplice. Se devi subentrare, ti devi adattare, è normale, ognuno di noi ha le proprie difficoltà. Però, e torno al discorso iniziale, anche quando la squadra in terza categoria, di seconda, eccetera, è importante far divertire, perché non sei per fatica a lavorare a livello situazionale, a occuparsi degli stagni, a allenare la difesa. È importante che ci sia un lavoro di coralità della squadra, della possibilità di fare spesso un 11 contro 0, di fare Mario, scusa se ti interrompo, 11 contro 0 sono un po' così perplesso, perché tu praticamente non hai nessuno. Forse è meglio avere dall'altra parte qualcuno che anche passivamente, però la presenza, perché 11 contro 0. Ma dipende da come lo fai, cioè, se tu lo fai ai due all'ora è normale che... Io quando ho fatto per UEFA Beach alla Maldera, che mi piaceva il corso a Bassano, anche lui sto discorso qua, non è che l'11 contro 0 per lui era come non aver nessuno, perché tendenzialmente la teoria è quella che se io ho uno di fronte riesco un attimino a dire mi devo dare da fare, però non avendo nessuno davanti, dici vabbè, ti porta anche andare a rilento a fare 11 contro 0. Sì, però. Ma se tu metti due squadre, una da qua e una dell'altra, e ti sappi il cronometro in mano, e gli dici, due tocchi obbligatori, chi fa gol per primo, e deve toccare a tutti. Voglio vedere se non è nato. Dipende da quello fai. Se tu tira la palla al portiere, oppure ne metti in gioco te, dici dai adesso passerà di là, facciamola toccare tutti qua, metti un quarto d'ora, non importa. Giusto? Se tu metti due squadre, già cambia. Una di qua e una di là, tu ti metti in mezzo, lui guarda di là, io guardo di qua. Metto anche il cronometro, non sono così esaltante. Sì, sì. Però per fargli vedere, perché io voglio sempre competizione. Cioè non possiamo fare niente senza competizione, è impossibile. Fermiamo, possiamo due minuti, salutiamo Dario e poi... Sì, sì. Sì, abbiamo fatto prima una sorpresa a Fabio Mori, insomma, con Mauro Gironelli, ma adesso noi pensiamo davvero a tutti perché mettiamo sempre a nostro agio i nostri ospiti, o Dario Biasi invece per...
Martin ad Ailton, insomma 5 anni insieme mi sembra, se vado a memoria, a Verona con la stessa maglia. Allora te lo faccio sentire anche. Eccolo qua, adesso vi sento anche Dario. Guarda. È una vita che non vedo. È sempre un piacere sentirlo. Ti ricordi anche come giocatore, ma anche come uomo, perché avete trascorso davvero tanto tempo insieme. Insomma, poco da dire come giocatore, nel senso che ha fatto benissimo qui, anche come stato, quindi ricordo soprattutto il suo piede, le sue condizioni, e poi come ragazzo. Ti dici qualcosina di più, insomma, magari quello che non si è mai detto di Adaito, adesso puoi dirselo perché sono passati un po' di anni, dai. Era un brasiliano, dai. Era un brasiliano, ma... No. Bravo ragazzo. Se vuoi parlare tu, Martin, Dario ti sente. Grazie. Vabbè, anche una cena, dai. Sono assoluto a rubare e tra un po' ci abbiamo contro di me. Assoluto a rubare un po' di... Se avete sentito da studio Dario qui, sia magari per una futura carriera d'allenatore, ma anche perché poi fra un po' ci sarà lo scontro contro il mestre. Tu che ancora negli altri vi sentite? No, sono ad Altignano. Sono forti comunque, molto forti, anche perché non sono primi per caso. Insomma, è sempre piacere sentire allenatori come che hanno esperienze e che hanno vissuto e fanno tutte le categorie. Come lo vedresti, Marco, su una panchina? Secondo te è tagliato per fare l'allenatore? Siete tagliati tutti e due, magari? Ma io non so cosa farò. Se Ada... non so, attaccanti non è che ce ne sono tanti in giro come allenatore, però magari diciamo va bene, dai, abbiamo interrotto ancora una volta insomma l'assemblea degli allenatori, che ringrazio insomma per l'ultima volta, intanto insomma abbiamo fatto anche questa sorpresa adesso, con Dario Biasi. Grazie Dario. Grazie a voi, ciao. Tengo là, cioè dobbiamo nel momento qui fare di palla, deve cercare nel più breve tempo possibile di andare a prepararla. Quindi... nel momento in cui siamo proprio vicino alla nostra porta, alla nostra area, di due termini. No, lì non è che la difesa 3 lì diventa la difesa 4, nel senso quando la palla va sull'esterno va fuori il quinto, giochi 5-3-2, va fuori il quinto e diventa 4, non sì. Non è che rimango a 3, porto il quinto dentro, cioè. Quindi difendi a 4 e valgono sempre i soliti canoni della difesa a 4, fratture, eccetera. No, parlo solo quando sto attaccando, li uso che stiano alti e lì si rischia un po' per andare a recuperarla, però dietro vado a rischiare. Il discorso che dicevo dell'agonismo, del fatto di essere sempre in competizione, una roba che mi ha insegnato il mister, le partitine che vanno sempre tenute vive, è 110 all'ora, sempre col risultato, sempre voglio capire quanto manca, cioè di tenere il giocatore sempre costantemente sul pezzo perché esce il ritmo. Esatto, le partitine mie durano 4-5 minuti al massimo, sì, perché il ritmo scade, non fate partite tempi da 8-10 minuti, non serve.
piuttosto farli riposare un minuto e mezzo e dopo di fargli prendere altri 4 minuti, perché 8 minuti non li tengono. Cioè, se vuoi fare una roba fatta bene, fagli cambiare campo, fagli respirare, fagli capire quanto è il risultato, cioè, però dopo devono dare una vita. Due trucchi, magari per la sua terra, piuttosto che alzarla, in modo che si muovano, quelle cose lì. Volevo chiedere un paio di cose, visto che ha fatto varie categorie, è stato, diciamo, responsabile di una società del paese, diceva, no? Sì. Che opinione ha della categoria juniores? Importanza, non importanza, valutarlo meno, faccio la seconda, faccio la seconda, è l'allenatore dei grandi, se c'è un aspetto tecnico, tattico, che secondo te andrebbe allenato meglio, cioè magari una lacuna, una mancanza che trovi nei giovani che arrivano a giocare in prima squadra o che hai in prima squadra, è una cosa che magari è stata allenata male o poco dal punto di vista. Vabbè, parto dall'ultima, la lacuna è la tecnica. Noi ci tralasciamo molto la tecnica. E non abbiamo più in mente il discorso tattico che il discorso tecnico. E lì è una lacuna, secondo me, grossa. Ma c'era un po' tutto il settore giovanile italiano. Non per niente, cioè, gli stranieri ci hanno superato tutti quanti. Prendiamo le rughe dal Belgio, che è grande come metà Veneto, 9 davanti. Cioè, noi prendiamo le rumbe su tutte le under dal Belgio, che lavorano solo sulla tecnica. È la verità. Poi la junior si eliminerei perché non serve. Non serve, nel senso, il juniores gioca in prima squadra. Non abbiamo coraggio di mettere in prima squadra. Non abbiamo il coraggio di mettere in prima squadra. Quindi è inutile che facciamo la terza categoria qui bene, con tutto rispetto. Cioè, abbiamo la juniores, facciamo giocare quelli bravi della juniores e dopo mettiamo dentro 3-4 vecchi. Non possiamo eliminare la juniores così. Tanto lo sapete benissimo che la juniores è terza categoria e seconda categoria vanno a giocare a calcetto e li perdi. E vanno a giocare a calcetto, ma quelli i 5-6 li tieni, ok? Elimini quell'anno lì che manca della juniores, li elimini. Aspetti quelli bravi dopo, gli allievi come il vino, no? C'è il vino buono, il vino meno buono, l'annata buona, aspetti. Tanto, io sono stato un anno che, il primo anno sono andato a casa a prendere gli juniores, non riuscivano a fare l'11. Cioè io non posso pregare i giocatori di andare a giocare, adesso devi smettere di giocare. Vuol dire che non hai voglia di andare a giocare il sabato, devo venire a convincerti di andare a giocare. Oh, amica mia, scritto il dottore, devi scrivere la juniores. Ma che ci siamo messi così con i giovani, cioè, perché c'è qualche giovane bravo, ma c'è qualche giovane che non ha voglia di andare a giocare a calcetto, va a giocare al CSI, faccio tutta la vita la squadra del CSI, ma glielo ho anche detto io, perché bisogna dirgli le robe, non bisogna andargli a dire, bisogna dirgliele, se non hai voglia non devi neanche allenarti, perché mi dai fastidio, non è parlare, mi fa piacere a me, vengono per andare a bere le spritz, sapere le spritz, ma devi andare bene. E lì lo so, è benissimo la difficoltà, perché, ti ripeto, purtroppo le ho vissute, passavo le serate a parlare con i genitori degli allievi, dei giovanissimi, e mia moglie mi diceva, ma cosa stai facendo? Faccio il sociale, perché a Zanè sono 5.000 persone, ma che posso fare, anche se il secondo anno sono arrivato in regione con i giovanissimi allievi, squadra del paese, facendo calcetto. Bella roba, avendo preso la società in un anno, il secondo anno si sa che i giovanissimi allievi in regione, vuol dire che è fatte le robe fatte bene, però dopo non puoi nel nostro paese mantenere, cioè nel momento in cui fai sociale è difficile, poi devi fare selezione e devi mandare via quelli che non sono, no, scarsi, io dico sempre che sono un po' presi indietro rispetto agli altri, perché ho visto i giocatori che parlano di scarsi e dopo sono diventati più bravi di quelli che a quell'età magari erano più bravi nella stessa età, e dopo però dopo 3 anni quell'altro aveva più voglia e quell'altro andava a prendersi spritz, e fa la differenza? Fa la differenza? La mia è una domanda più che altro logistica, cioè,
come nasce la preparazione della settimana? Cioè usate la Mitch Analyst, vi trovate voi tre, decidete su cosa lavorare quella settimana lì, avete un programma, un macro ciclo in cui lavorate? I lavori li programmiamo in base a quanto più giochiamo, ma soprattutto non è che variamo il modulo, variamo nel passaggio, a seconda del modulo in cui il discorso che ti dicevo prima, cioè il fatto che sono messi e si stanno difendendo e con le sagome, il discorso di 11 contro 0, e puoi usare anche le sagome, nel senso deve esserci un qualcosa che ti permette di avere gli attaccanti che lavorano su una linea in modo da non andare in fuorigioco e tutto quanto. E lì devi spendere energia e tempo, soprattutto nei tiri, prima del campionato, a lavorare bene su quelle situazioni lì. Però devi coinvolgere tutti se vuoi stanarli. Cioè non posso pretendere che tre giocatori mi facciano la differenza contro cinque. Deve essere tutto un meccanismo e questo dipende da come sono messi, se sono a 4, se sono a 5, e ci sono giocatori che se sono a 5 si muovono in una maniera, se sono a 4 si muovono in un'altra maniera. Che se sono a 5 non posso vedere il quinto che mi gioca sul binario, mica mi sta marcando, cosa fai? Giochi sul suo binario? Devi andare da un'altra parte? Non ho mai visto un quinto che ti serve in vita mia, giusto? E quindi devi cambiare. E lì trovi il giocatore, non mi sta molto per così, non so. Ma se c'hai uno che è davanti a te e tu continui così, e dopo a fine partita devi andare a pagargli da bere, è giusto? Fa il stesso movimento tuo e tu fai il stesso movimento suo, paghi da bere a fine partita. Non fate neanche seduti video? Sì, sì. A giovedì faccio una ventina di minuti, non tanto perché ho visto che. No. Si può diventare pesante, no, però adesso spendiamo poche energie, nel senso 20 minuti di video è più che sufficiente, ma sugli avversari o sugli errori vostri che avete fatto la volta precedente? Metà e metà, soprattutto sugli errori nostri, comunque, perché il gas dell'avversario è sempre un po' che gli fai perdere autostima, come lo vedo io. Preferisco di più che insistano sulle robe, sull'errore nostro e farlo meglio, perché qual è la nostra difficoltà adesso? Avendo vinto quasi tutte le partite, non è facile a ripetersi, anche se abbiamo fatto 3 punti in più rispetto al girone dell'andata, nel girone del ritorno, pensativo. Però il concetto è che devi migliorare le robe tue, cioè il nostro avversario siamo noi adesso, perché dobbiamo migliorare le nostre robe, anche se le facciamo bene, dobbiamo migliorare ulteriormente e in questa maniera riescono a stare sul pezzo. Se no, anche per un discorso di autostima? Sì, perché posso pensare sempre all'avversario, anche perché o faccio 3-5-2 o faccio 3-4-3, non è che faccio altri sistemi, quindi dipende da come sono messi giù loro, però non posso farli diventare male i giocatori, già faccio fatica a spiegargli le cose mie, i concetti mie, figurati se devo anche a fargli cambiare modulo per gli tolgo autostima per pensare agli altri. Devo logicamente pensare agli altri, perché non si può essere presuntuosi, io faccio quello, no, devi anche capire come si muove uno o l'altro o l'altro, però non posso cambiare tutta la squadra per caratteristiche o cose. Vario le linee del passaggio, vario le linee del passaggio e creo entusiasmo, perché alla fine io, noi tiri in porta li facciamo tutti i giorni e tiri in porta non ne facciamo tanti, non è che possiamo dire che tiriamo tanto in porta, non ti dimentichi tirato in porta, perché trovo pochissimi allenatori che tirano in porta, perché mi confronto anch'io, perché voglio capire, e tanti li tirano mai in porta, ma come puoi non fare una seduta di allenamento non tirando in porta? Prove da matti. Come non sale la mano neanche il colpo di testa. Sì, ma no, ma intendo il grosso, perché io l'11 contro 0, su tiri in porta le continuo, perché se ti faccio dalla metà campo in su, devi tirare in porta, quindi i giocatori si divertono e tirano in porta tutti i giorni. E mi confronto con qualche amico e
io sai, perché dopo ho fatto la forza, come fai a tirare, e perché dopo ho fatto la partita gli stanchi, e perché al martedì che ancora recuperarmi, che non ti rimane in porta. E tecnica? E ti trovi il giocatore che arriva e non riesce a cacciare in porta. Discorso tecnico, la lacuna. Io non riesco a cacciare in porta. Non riesco a cacciare. Al volo. Te devi vedere giocatori che hanno giocato in Lega Pro che vengono a cacciare al volo. No, beh, è allucinante. Volevo chiederle, cioè, comunque nel corso della sua carriera è migliorato, diciamo, il dato dei gol presi, almeno da Sacilese e altri quest'anno più o meno. È un discorso di singoli, cioè di sì, forza di squadra, di atteggiamento che ha cambiato qualcosa in fase difensiva, no, di singoli di attaccanti, singoli difensori, qualche accorgimento, studio dell'avversario, cioè è tutto in generale. È un discorso di singoli dietro, se sono più veloci o meno veloci. Ma è anche il discorso degli attaccanti. È anche il discorso degli attaccanti. Sacile primo anno mi sembra che abbiamo preso 22, una roba del genere. E avevo gli attaccanti che erano nel primo gruppo della corsa. Gli Quindi animali. Fase difensiva a parte degli attaccanti? Fase difensiva? Sì, sì, fase difensiva. Se non calciano, cioè gli avversari prendevano la palla e prendevano la palla loro. Persa palla, recuperavano la palla subito. Persa palla, erano già là, non fanno attaccare. È chiaro che se hai l'attaccante che persa palla fa così, casca tutto. Non puoi giocare così, prendi imbarcate. Da sereno, non giocare così. Prendi imbarcate. Va a finire che ti appiattisci, stai là e sta sereno che ti prendi gol. Prima o dopo prendi gol. Lo dice il mister? Sì, ma penso che lo dite? Sì. Chiudiamo qui. No, ho fatto un grosso piacere perché mi interessa anche a me cercare di capire le varie difficoltà che ci sono. Mauro, ti ricordi quando il ritiro abbiamo fatto una mezz'ora dedicata all'allenamento degli attaccanti con gli atteggiamenti degli attaccanti, questi che venivano dalla sesia, non l'abbiamo mai fatto però. Mai fatto l'attacco alla porta. Attacco alla porta. Quindi, come fare la stessa maniera. Sì, il discorso che diceva il mister, l'attaccante, il primo attaccante che decide cosa fare, no? Però l'attaccante non è che decide cosa fare, aspetta dove arriva la palla. E gli altri? Sono tutte cose. Poi, che... Si divertiva, cioè, ancora ti ricordo, non volevano più smettere. Che il discorso del colpo di testa, no? Ma attacco la porta devi farlo, perché sennò se gioco con tre punte come fai a capire quello che va sul primo, quello che va sul secondo, quello che arriva dietro? Sennò facciamo poco, io vado a vedere allenamenti, facciamo poco, siamo tutti fossilizzati sulla fase difensiva, venga, alleniamo solo i difensori, però e possiamo far ricorrere ogni momento e sempre da sbobare dietro a marcare l'attaccante, loro quando si divertono, quando lo calciano in porta. Scusa, chi è che insegna più i tempi di attacco e spaziolare? Chi è che insegna il contromovimento, il movimento di ingaggio? Nessuno. Boh, prendiamo subito. Grazie a tutti. Grazie a voi.